vicino alla porta e meno sull'esterno? No, diciamo che questo è il mio è il ruolo che ho sempre fatto da quando, cioè, da quando gioco in Brasile, da quando sono arrivato in Italia. Mi piace giocare sul filo di fuori gioco, attaccando la profondità, e oggi abbiamo fatto qualche volta il primo tempo, per poco non ci arrivi in due o tre palle importante, e penso che abbiamo fatto bene, però in questo momento dobbiamo fare il 130% per vincere una partita. Però va bene così, continuiamo a lavorare, il mister c'è da fiducia e anche noi abbiamo la fiducia e sappiamo che possiamo venire fuori e fare due o tre vittorie di fila, che quello penso che noi possiamo fare. Lo spirito è cambiato, no? Sembrate più presenti anche sul campo, più determinati all'inizio. Sì, io penso che anche le altre partite, penso che il spirito, diciamo, di sacrificio, penso che non ha mancato mai dalla parte di nessuno. Adesso penso che siamo più compatti, cioè quando uno esce a attaccare gli altri lo seguono, tutta la squadra siamo corti, per quello penso che il primo tempo, cioè, abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina. Dopo è normale che c'è la Fiorentina davanti a te, una grande squadra che dopo il secondo tempo hanno giocato meglio del primo e ci ha messo anche un po' in difficoltà, ma anche il secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni. Però manca il gol, di fatto è questo il problema vero, no? Tu che da attaccante, no? Come difendi la categoria? Sì, no, non c'è niente, cioè, sono i numeri che parlano. Noi cerchiamo di lavorare per arrivare ai gol, ma dopo se segno io, ma se segnavo anche qua, eravamo contenti col gol suo e tre punti. Penso che adesso chi conta è quello. Poi i gol e un po' gli episodi che non sono chiaramente favorevoli, due traverse, no? Sì, quello sicuramente, come ho detto, cioè dobbiamo fare il 130% per entrare un pallone, perché giochiamo bene e la palla non entra, però dobbiamo continuare lavorando come stiamo facendo, che lavoriamo veramente bene dopo una settimana e sono sicuro che il risultato arriva. Il primo tempo hai protestato per quel tiro, come l'hai vista lì? No, io l'ho stoppato, tirato e ha preso il braccio di Natale, la porta andava verso la palla andava verso la porta e l'ha preso il suo braccio. Quindi dopo mi ha detto lui che era da vicino, però se la porta andava verso la palla andava verso la porta, non lo so.